Il governo cinese ha confermato che la petroliera iraniana, che una settimana fa si era scontrata con una nave cargo al largo delle coste orientali cinesi, è affondata. Ricostruendo la dinamica, la petroliera stava navigando dall'Iran verso la Corea del Sud quando è entrata in collisione con la nave cargo di Hong Kong a circa 250 km dalla costa. Ora si teme per un disastro ambientale. La nave infatti trasportava 136.000 tonnellate di petrolio ultraleggero, ma le autorità locali assicurano che non c'è nessuna chiazza in mare. Per quanto riguarda le persone coinvolte, invece le 21 dell'equipaggio del cargo sono state salvate il giorno stesso dell'incidente. Il governo iraniano invece ha comunicato che le 32 a bordo della petroliera non sono riuscite a salvarsi. Inoltre, le autorità iraniane hanno anche ufficialmente rinunciato al recupero dei corpi, scatenando le polemiche dei parenti.